c'è Vito D'Ambrosio che andrebbe a pondare a cross, arriva Perisic, ecco la palla buona, Icardi, gli rimane strozzata la conclusione dalla bandierina di sinistra. Candreva, primo palo, c'è una situazione di mischia con il tiro ed eccolo il primo tiro nello specchio, lo scocca Mattias Vecino. Perisic tiene bene questo pallone, allarga benissimo sulla destra per Candreva, pronto ad andare al cross, parte la traiettoria, Marco Valera, gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è il sindaco che la va a mettere! L'azione veloce con il cross di Candreva, si butta dentro Marco Valero. Tocca corto su Vecino, si muove, prova e trova la verticale, bella questa di Perisic per Icardi che entra in aria, il tiro! Che bella azione, giocata veloce, si distende la manovra, c'è Candreva da questa parte che dice dammela, Vecino che prova ad andare da solo, salta l'uomo, attenzione, arriva al limite, palla per Candreva, ancora il tiro di Perisic, palla che rimane strozzata, Cerci prova la giocata individuale, si ferma, prova ad andare al tiro, non fatelo tirare, c'è il tiro di Cerci, la palla in tribuna, ma questo è quello che dovremmo evitare. D'Ambrosio sul corpo di un avversario, attenzione, Samir smanaccia questo pallone, VAR, calcio di rigore, è pronto Pazzini, forza Samir, fischia Gavellucci, la rincorsa di Pazzini, attenzione, il tiro e la palla va in rete, il pareggio del Verona, palla dentro, attenzione, colpo di testa, traversa, palla dentro, corner battuto, mischia, eccolo, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, Ivan il terribile, la bomba di Ivan Perisic al minuto 22, rivediamo il colpo di testa ad allontanare, che legnata, c'è Gagliardini al limite, arriva sopra Yen, colpo di testa pericoloso, il cross e quasi va in spaccata Pazzini, l'Inter ritorna al secondo posto in classifica espugnando il Bentegodi con una vittoria per 2-1, Napoli 31, Inter 29, Juventus e Lazio 28.